L'info marketing per vendere nel B2B. Ciao, sono Nevio Zucca e da più di 20 anni assieme al mio team mi occupo di marketing per le aziende che devono vendere i loro prodotti e servizi ad altre aziende, quindi il mercato è quello che tecnicamente si chiama mercato del business to business. In questo video voglio parlarti brevemente di info marketing e di come tutto il mondo dell'informazione può esserti di aiuto per vendere quelli che sono i tuoi prodotti o servizi. Quindi, primo concetto importante che voglio subito esprimere è: qualsiasi sia il tuo settore, anche se ti occupi di impianti industriali da milioni di euro, sappi che le informazioni sono un ottimo strumento che ti aiuta a vendere quello che è il tuo prodotto o servizio. Questo lo dico perché a volte, quando si parla del concetto di infomarketing, quando mi confronto con imprenditori, si pensa sempre erroneamente che sia un qualche cosa che non riguarda, che non può riguardare l'azienda, perché l'azienda, vendendo prodotti fisici, non può trarre benefici da tutto il mondo dell'informazione. Sappi che non è così. Io adesso ti faccio alcuni esempi per farti capire quanto invece importante oggi sia tutto quel mondo dell'infomarketing, tutto il mondo dei contenuti, a prescindere dal tuo settore di riferimento. Ti faccio un primo esempio per farti capire come sfruttare questo concetto dell'infomarketing. Ipotizziamo che, come dicevo prima, tu sei un'azienda che opera in un contesto di tipo B2B, quindi vendi ad un'altra impresa. Allora, come fai ad acquisire dei clienti? Beh, tu potresti avere sostanzialmente due macro possibilità. Da un lato implementi delle attività di inbound, ok? Genericamente, quindi tutte quelle attività che in qualche modo attraggono verso di te il tuo potenziale cliente, oppure potresti fare delle attività tecnicamente di marketing outbound, quindi sei tu che vai a contattare il tuo cliente potenziale perché implementi un'azione di direct marketing, sai chi sono le tue aziende, le contatti, quindi diciamo che, per semplificare adesso il concetto, hai queste due opzioni. Beh, io ti dimostro in queste due opzioni come il mondo del contenuto, il mondo dell'infomarketing ti è di grande aiuto per acquisire clienti sia in una modalità che nell'altra. Prendiamo la prima modalità, quindi tutto il mondo dell'inbound. Partiamo per esempio da LinkedIn, ok? Ipotizzo che tu sei un imprenditore, un manager che all'interno di LinkedIn ha il suo profilo. All'interno di LinkedIn trova anche la buyer persona di riferimento, quindi ipotizziamo che tu possa implementare una campagna sponsorizzata su LinkedIn. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire fare in modo tale che un tuo annuncio sponsorizzato venga visto dalla buyer persona che è di tuo interesse. Beh, un primo esempio di infomarketing per vendere è proprio questo, cioè come faccio io ad attrarre verso di me una buyer persona tramite LinkedIn, semplicemente una campagna sponsorizzata. Per esempio, gli posso mettere a disposizione, che ne so, la registrazione di un webinar. Quindi tu registri un webinar che tratta un contenuto che sai essere di interesse per la tua buyer persona, fai una landing page, una campagna sponsorizzata su LinkedIn, l'utente per vedersi quel webinar ti deve lasciare i suoi dati. Beh, quel webinar è un'informazione, ok? Quindi acquisire clienti tramite LinkedIn anche nel contesto del tipo B2B sfruttando l'infomarketing vuol dire semplicemente anche questo esempio molto banale che ti ho portato adesso, ok? Le informazioni poi non sono soltanto informazioni che tu puoi veicolare online. Ipotizziamo di andare avanti in questo processo, in questo funnel che ti ho descritto prima con LinkedIn. Quindi ipotizziamo che tu fai una campagna sponsorizzata su LinkedIn, fai vedere un webinar registrato alla tua buyer persona, la tua buyer persona se lo guarda, successivamente per esempio tu potresti portare la tua buyer persona, che ne so, a vedere un evento fisico che tu magari hai organizzato per dettagliare determinati argomenti. L'evento, anche quello è un'informazione, rientra diciamo nel tema dell'informazione. L'evento potrebbe essere un evento dove spieghi tutta una serie di informazioni e alla fine chi può essere interessato ad approfondire lo vai ad incontrare one to one, ok? Quindi ti sto facendo quello che tecnicamente si chiama il funnel, no? Ti sto facendo capire come le informazioni
perché ti ho parlato di webinar, ti ho parlato di un evento, quindi materialmente stiamo parlando di informazioni che tu metti a disposizione del tuo interlocutore, sono un ottimo strumento per riuscire a vendere quello che poi è il tuo prodotto finale. Quindi se vendi impianti industriali, è chiaro che LinkedIn, come faccio a sfruttare LinkedIn per acquisire clienti? In questo modo qua, cioè tu metti a disposizione i contenuti, dei contenuti che possono essere contenuti gratuiti, possono essere contenuti a pagamento. Ripeto, questo è un mondo enorme, ma ti sto facendo un esempio molto concreto, molto semplice. I contenuti sono quel link, ok, per avvicinarti a quella che è la buyer persona per poi ovviamente vendere quello che è il tuo core business. Quindi questo è un primo esempio di attività di inbound marketing che sfrutta il mondo dell'infomarketing per vendere però quello che rappresenta il tuo core business. Ecco, se già qui tu vuoi approfondire un attimino più nel dettaglio questa tematica, ripeto, io in qualche minuto ti sto dando soltanto qualche spunto per farti accendere la lampadina, se ti sta incuriosendo questo argomento che sto trattando, trovi un link nella descrizione di questo video, ci contatti senza impegno e cerchiamo di capire se magari il mondo dei contenuti, delle informazioni possono in qualche modo aiutare anche le tue aziende ad acquisire dei nuovi clienti. All'inizio di questo contenuto ti ho parlato anche della parte di outbound marketing. Andiamo anche qui nel fare un esempio di funnel, di percorso, di processo che sfrutta le informazioni per vendere poi sempre quello che è il tuo core business. Quindi restiamo sempre nell'esempio di un'azienda del B2B, un'azienda magari che produce impianti industriali. Allora, tu produci impianti industriali, molto probabilmente hai un target di riferimento che tecnicamente viene chiamato target statico, quindi produci degli impianti industriali per un'azienda che ha delle caratteristiche molto precise, che si trova in una zona geografica molto precisa, che ha tutta una serie di caratteristiche, dimensioni, fatturato, dipendenti. Quindi che cosa fai? Vai a contattare queste aziende, vai a proporti a queste aziende. Benissimo, ipotizziamo che tu sei bravo nel fissare un appuntamento con la buyer persona di riferimento. Adesso sto semplificando, okay, il processo, che magari può essere più lungo, però facciamo finta anche che arrivi a gestire una trattativa e magari la trattativa non va a buon fine, fa parte dei giochi, ok? Anzi, tutto il marketing che noi facciamo genera quelle che sono delle opportunità che poi non si trasformano tutte in vendite. Una gran fetta delle opportunità che noi abbiamo generato poi per n motivi non sono pronte a diventare dei clienti. Benissimo, tu a quel punto hai due possibilità. La prima, tutti quelli che ti hanno detto di no, nel senso che non sono pronti a comprare da te, li metti in un cassetto e li lasci lì. È chiaro che quello è tutto investimento, tempo in marketing fatto che è stato gettato dalla finestra. Ma hai una seconda opzione: sfruttare le informazioni per andare ad alimentare costantemente quella relazione che tu comunque hai creato con quell'azienda, affinché tu possa ottenere due risultati. Il primo, in qualche modo tu riesca ad entrare nella testa della tua buyer persona come l'interlocutore giusto per risolvere un determinato problema. Oggi questo è un grandissimo obiettivo che noi dobbiamo porci, entrare nella testa del nostro cliente potenziale. Noi dobbiamo quindi ribadire il nostro messaggio, ribadire il nostro posizionamento. Come faccio? Veicolandogli informazioni e contenuti che lui ritiene importanti. Secondo obiettivo che raggiungo è proprio quello di fare in modo tale che lui, quando sarà pronto, quindi la buyer persona, quando sarà pronta a comprare da me, quella stessa buyer persona che un mese fa, due mesi fa, due anni fa mi ha detto di no, che sia pronta a comprare il mio prodotto, magari sia lei stessa che mi contatta a seguito di una serie di stimoli che io nel tempo gli ho mandato. Questi stimoli sono informazioni, sono contenuti che mi aiutano a vendere. In questo caso qua ti ho portato un esempio di una vendita che avviene magari in un secondo momento, ok? Ecco, questo è un altro esempio molto concreto di che cosa vuol dire sfruttare le informazioni per vendere. Ora, il contesto del marketing e dell'infomarketing è veramente un contesto dove tutti dicono di tutto e il contrario di tutto. Io ti ho portato un esempio molto concreto, molto reale, molto facilmente anche applicabile per una piccola e media impresa del B2B. Quindi anche se sei una piccola e media impresa, anche se operi nel contesto di tipo B2B, lavorare per sfruttare questo contesto delle informazioni, dei contenuti è fondamentale. Oggi tutto è contenuto. Oggi noi dobbiamo costantemente mantenere una relazione con i nostri clienti, sia quando sono potenziali, ma anche quando sono acquisiti. Cioè, il tema di
diventare una vera e propria media agency per produrre costantemente dei contenuti è fondamentale. Quindi uno dei, come dire, cantieri che tu dovresti avere sempre aperti nella tua azienda è proprio un cantiere di questo tipo, cioè un cantiere che produca costantemente dei contenuti utili, interessanti, per far sì che alla fine tu riesca a mantenere la relazione con i tuoi clienti, che possa essere una relazione che tu, diciamo, hai all'inizio per attrarre verso di te il cliente potenziale, ma poi una relazione che viene anche dopo sul cliente, come ti ho detto prima, che magari non ha comprato, ma anche sul cliente che poi ha comprato il tuo prodotto. Una volta che il tuo cliente ha comprato il tuo prodotto, è importante continuare a relazionarsi con lui. A volte mi parlo con degli imprenditori che mi dicono: caspita, ho perso quel cliente, non lo so perché, non so come mai. No, il motivo è molto semplice, è che tu ti sei dimenticato di quel cliente, non hai continuato a fare marketing su quel cliente. Cosa vuol dire? Vuol dire lavorare con il mondo dell'informazione, dei contenuti. Quindi, se ti è incuriosito un po' questo contenuto, che in modalità molto molto semplice, molto semplificata, ho voluto però dare qualche piccolo suggerimento sul tema dell'infomarketing per vendere, per aiutarti a vendere i tuoi prodotti anche se operi nel B2B, se ti è incuriosito qualche cosa, vuoi approfondire questa tematica, trovi un link nella descrizione di questo video, trovi una pagina web, ci contatti senza alcun impegno e cercheremo di costruire una strategia che si basi anche sull'informazione e sui contenuti per vendere quello che è il tuo core business.